Benvenuti all'inizio della nuova edizione dell'Università del Dialogo 2011 e 2012. Da alcuni anni abbiamo scelto di incontrarci a cadenza mensile. Vi ricordate 2 anni fa con il ciclo di incontri Squarciamo il buio? Lo scorso anno abbiamo invece dedicato i nostri incontri a Ogni porta alla sua chiave. Quest'anno c'è già stata un'anticipazione a settembre con un incontro sul tema della famiglia e oggi riprendiamo in grande stile questo nuovo percorso. Ci siamo incontrati durante l'estate per decidere a quale argomento dedicare il cammino di quest'anno. E abbiamo deciso di soffermarci sulla frammentazione che c'è oggi nella società, sulla divisione. E abbiamo deciso di provare a incontrare i giovani innanzitutto, e grazie a tutti voi che siete venuti questa sera, e degli amici ospiti che verranno a trovarci, per cercare insieme delle strade di speranza per riparare la divisione, la frammentazione che vediamo nella società a tutti i livelli. C'è un passo del profeta Isaia che ci ha ispirato in particolare. La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane. Vi chiameranno riparatori di brecce, restauratori di case in rovina per abitarvi. Ecco, anche l'arsenale, lo sappiamo, era una casa in rovina, era un rudere, erano macerie, e grazie al lavoro di tanti è stato trasformato. Se guardiamo fuori, vediamo tante case in rovina, dentro le persone e fuori dalle persone. Allora, quest'anno abbiamo deciso di fare proprio un percorso per essere riparatori. La parola chiave è proprio questa, riparare. Giovani e adulti riparatori di brecce, perché crediamo che questo percorso di ricomposizione, di rimettere insieme quello che si è sgretolato, vada fatto giovani e adulti insieme, in un'alleanza, in un lavoro comune. E poi abbiamo anche un po' ripreso il discorso che avevamo letto all'apertura del Mondiale dei Giovani dell'Aquila di agosto del 2010. Nel nostro mondo si è creata una frattura tra uomo e Dio, tra bambini e padri, tra potenti e gente comune, tra giovani e adulti. Non è questo il mondo che vogliamo consegnare ai nostri figli. Occorre un cambiamento di rotta. Quando anche le guide sono cieche, bisogna unirsi, essere insieme, bisogna essere tanti e riparare i guai del nostro tempo. Quindi il titolo, Giovani e adulti, riparatori di brecce. Dunque è un titolo che ci accompagnerà da oggi fino a maggio, quindi un cammino lungo che dura tutto l'inverno. Il primo incontro, la prima breccia di cui vogliamo parlare è legata al titolo di questa serata, la passione educa. Eccola qua. E ringraziamo prima di tutto Alessandro D'Avenia che ha accolto il nostro invito. Allora Alessandro, noi stasera parliamo di passione e sgomberiamo il campo da un equivoco. La passione di cui vogliamo parlare stasera non è un semplice piacere di fare le cose, è la passione che tocca corde molto più profonde, tocca le corde della ricerca del senso della vita, tocca le corde della responsabilità, tocca le corde dell'impegno accolto e portato fino in fondo, tocca le corde degli ideali. Diceva Monica che l'arsenale era macerie, oggi è una cosa ben diversa. Ecco, l'arsenale è figlio di questa passione, perché nell'arsenale si sono incontrati adulti appassionati e anche giovani appassionati. Adulti appassionati capaci di diventare maestri credibili di tanti giovani e giovani appassionati che sono stati capaci di risvegliare i sogni di adulti che magari non sempre sono svegli. E allora questa sera cominciamo a condividere delle esperienze, cominciamo a condividere
delle storie. L'Università del Dialogo è un dialogo fatto di domande e risposte. Inizieremo noi, poi continuerete voi, continueranno soprattutto i giovani che si sono riuniti nell'ultimo mese per riflettere sul tema di questa sera. E allora, abbiamo invitato Alessandro perché? Perché è uno scrittore, lo conoscete, il suo libro ha veramente incrociato la strada di tantissime persone, soprattutto giovani, però Alessandro è soprattutto un insegnante che ha scelto con passione di vivere il suo mestiere. Allora Alessandro, la prima domanda, dove nasce questa passione e soprattutto chi l'ha accesa? Io sono emozionatissimo, ho solo 34 anni e sono stato presentato come uno che forse deve dare delle risposte, quindi guardavo prima i volti dei ragazzi con questi occhioni aperti, dice, vediamo questo che cosa ha da dire. Io vorrei che qualcuno di voi venisse qui al posto mio a parlare. E uno scrive libri perché pensa di potersene stare tranquillo in camera davanti al suo computer, e invece poi succede che i libri ti portino di fronte a centinaia di persone, e quindi io in questo momento me la sto facendo sotto. Volevo condividere con voi questa così difficoltà. Vediamo un po', allora, da dove nasce questa vocazione? Io la chiamerei vocazione. Intanto la parola passione, scusate se io ogni tanto faccio il professorino, ma insegno lettere, quindi ogni tanto mi scappa. La parola passione è una parola bellissima perché indica sì il trasporto erotico, no? Uno vede una ragazza, nel mio caso, che piace, che bella, no? È una tensione verso, no? Però ci siamo scordati che passione vuol dire anche patire. Cioè che quella tensione verso quella ragazza è anche l'inizio di una serie di sofferenze. I ragazzi qui presenti in sala lo sanno, credo anche le ragazze, insomma io parlo dal mio punto di vista. Cioè inizia un cammino che mi porterà a dover soffrire e per conquistarla, e per sopportarla una volta conquistata, e per sostenerla nei momenti in cui sarà un po' giù, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la prima cosa, che visto che tu mi hai fatto una domanda, io rivolgo a voi la domanda. Quante sono le cose? Io parlo ai ragazzi, tanto parlare ai ragazzi vuol dire parlare a tutti. Oggi c'è questa strana idea che le età della vita non si comunicano più. Allora, ai più adulti io chiedo, che cosa dell'adolescenza avete conservato, che va conservato per tutta la vita e che questi signori qui davanti costantemente ci vengono a ricordare? Perché io di diventare insegnante l'ho deciso quando avevo la loro età. E per tenere in vita quella passione che si è accesa quel giorno, devo rimanere come loro, in ciò che veramente vale. Quindi l'adolescenza, la giovinezza è l'età in cui si sceglie ciò per cui vale la pena vivere poi il resto della vita. E se io non tengo vivo quel fuoco, come sanno fare questi signori qui quando trovano qualche cosa che li accende veramente, mi spengo. Questo è il motivo per cui il libro è dedicato, oltre che ai miei genitori, ai miei alunni, che io dico mi aiutano ogni giorno a rinascere, il che significa che mi aiutano ogni giorno a morire. Vorrei che vedeste anche l'altro lato, no? Perché tu entri in classe e ogni giorno devi morire un poco. Vedo alcuni sorrisi così stanchi, ci devono essere degli insegnanti lì tra quelle file, ecco. Condividiamo questi sospiri. Però è questa dinamica meravigliosa della vita che entra in relazione e ama farsi carico della vita degli altri, che è una roba, ragazzi, che vi assicuro dà una gioia, una pienezza che quasi nessun altro lavoro dà. Io credo che ci sia la vocazione più grande che sia stata inventata sulla faccia della terra, è quella della madre, colei che partecipa più di ogni altro al creare la vita, e quindi uno di fronte alla maternità si inchina. Un gradino sotto ci sono gli insegnanti, sì. Applaudono anche dei ragazzi, il che è preoccupante. E ci sono gli insegnanti perché hanno il compito di prendere quella vita che le madri hanno donato e metterla in cammino, che è uno dei compiti più straordinari che ha un insegnante,
perché se fosse solo riempire una testa di nozioni sarebbe una noia mortale. Invece che bello vedere queste vite, che io le vedo qui davanti, no? Piene di domande là dietro, ma io ce la farò, ma guarda questo com'è contento di fare quello che fa, ma io voglio un giorno fare quello per cui sono chiamato. E allora lo stanno lì in attesa che arrivino queste risposte. Comunque sto andando lontano dalla risposta. E come vedete, insomma, così io parlo molto da quello che viene dal cuore. Io sono, lo posso dire, sono un terrone, sono palermitano, quindi mi lascio prendere così dalle facce che vedo. Ma ritorniamo indietro. La passione. La passione quindi è trasporto verso qualcosa che mi colpisce fuori di me, che da un punto di vista amoroso, ragazzi, i greci hanno definito con un termine bellissimo, che è estasi, ecstasis, stare fuori, porsi fuori da se stessi perché vedo che nella realtà c'è qualche cosa che mi completa, perché io da solo rimango così nell'isola del mio io e questo non basta mai, è la realtà che mi fa da pietra di paragone per capire che limiti e che punti di forza ho io, quindi per scoprire la mia vocazione. E se io non esco mai fuori di me, estasi, cosa accade? Che rimango ristretto in quel giro di cose che mi danno solo conferme su ciò che non so poi di fatto, e quindi non scopro niente di me. E andare in estasi è pericoloso. Succede quando vi innamorate, no? Dice, ma oggi piove, tizio è contentissimo, ma com'è possibile? Si è innamorato. Oppure li vedi lì due che si guardano al bar. Io oggi ero a pranzo lì a Piazza Carlo Felice, sole, bellissimo, c'erano alcune coppie, e vedevi questi due. Dici, ma sono scemi? No, sono normali, sono in estasi, si nutrono del guardare l'altro perché l'altro li contiene. Allora, quando uno non ha l'estasi nel quotidiano, ha bisogno poi delle pasticche di estasi, perché la vita è così, lì dove la realtà non ti dice chi sei, cosa ci stai a fare, te la devi procurare per via artificiale. E allora, da un lato c'è questo, che la passione è questo uscire fuori di sé e porsi in quell'ambito di mondo che ci è stato affidato. Ciascuno di voi ha una vocazione, ragazzi, per favore, ricordatevelo questo. Ciascuno di voi ha una vocazione. Perché siamo tutti affascinati da questa figura di Steve Jobs che abbiamo quasi santificato, santo subito, no? Ma perché questo è un uomo che ha vissuto in pienezza la sua vocazione. Poi per cosa? A me questo non interessa. Perché ci piace? Perché uno che ha fatto Steve Jobs. A voi vi chiederanno, quando arrivate nell'aldilà, a me chiederanno, Alessandro D'Avenia, non come ti sei comportato, hai fatto il bravo, cioè, sei stato Alessandro D'Avenia? Questo vi chiederanno. Perché c'è quel verso, a me piace moltissimo, dell'Apocalisse, in cui si dice che alla fine di questo percorso ci verrà dato un sassolino bianco con su scritto il nostro vero nome. L'Apocalisse, vedo dalle facce così assolutamente ignare dei ragazzi, non è una cosa che riguarda l'oroscopo, eh? È l'ultimo libro della Bibbia. E si dice questa cosa bellissima, che a ciascuno di noi verrà dato un sassolino bianco con su scritto il nostro vero nome. Cioè, vi immaginate questa scena? Dice, ma tu sei stato te stesso? Cioè, io ti avevo dato tutto per essere te stesso, e tu che ne hai fatto? Allora, per fare questo ci vuole passione verso la realtà, ma passione verso se stessi. Bisogna essere innamorati di se stessi, cioè scoprire quell'io che ci è stato dato come compito. E perché dobbiamo amare noi stessi? Perché noi siamo fatti non innanzitutto di punti di forza, ma di limiti. E qui è l'altra cosa che mi affascina di quel vero nome, no? Che noi viviamo in una cultura del Photoshop. Continuo a non risponderti, ma arrivo. In una cultura del Photoshop per cui tutto deve essere perfetto. Ma ragazzi, la vita non ce l'ha Photoshop. Io entro in classe e vedo quei miei alunni così sanamente imperfetti. Brutti! Sì, sanamente brutti, com'è l'adolescenza, perché tu ti svegli la mattina e c'hai un orecchio più in alto, uno più in basso, e dici, com'è successa questa cosa? Perché c'è questo corpo che esplode, ma non è come ci vogliono fare credere il corpo che esplode, è lo spirito che esplode, è il corpo che sta lì dietro ad arrancare per stargli dietro. E per questo quelle domande tipiche della vostra età,
che non sono più i perché dei bambini. Noi diciamo, il bambino chiede perché ci sono le stelle. Ah, questa ve la devo raccontare, mi è venuto in mente con le stelle. L'altro giorno una mamma mi ha detto che era quest'estate con la bimba e le spiegava le costellazioni. Allora a un certo punto si è fermata e ha chiesto alla bimba: ma secondo te perché ci sono le stelle? La bimba ha riflettuto un attimo e poi ha detto: per rendere il mondo più bello. Allora a me i bambini insegnano sempre moltissimo, no? Noi che le stelle non le guardiamo più, non sappiamo più vedere la bellezza che abbiamo a portata di mano. Quando è l'ultima volta, oltre il 10 agosto, che avete guardato le stelle? Dante Alighieri finisce ogni cantica della Divina Commedia con la parola stelle, e ci sarà un motivo. E infine uscimmo a rivedere le stelle e poi scopre che dietro quelle stelle c'è un amore che le muove. E non muove solo le stelle, muove ogni singola cosa, anche la più piccola. Tanto che lui ha fatto tutto questo percorso, guarda la Trinità e cosa vede dentro la Trinità? Il suo volto. Cioè ha risposto alla grande domanda che avete tutti voi là dentro, qui e qui. Dice: ma io sono contenuto nell'amore che muove il sole e le altre stelle? Cioè io ho una vocazione? Io sono qualcuno? Io esisto per qualcuno, difetti compresi? Le mamme, i papà ci provano ad amarci con i nostri difetti, ma non ci riescono del tutto. E quindi li mettete in discussione, tutta quella serie di battaglie per cui 5 anni fa tornavate a casa e raccontavate tutto in maniera spontanea, oggi tornate a casa, mamma chiede speranzosi: che hai fatto oggi? Rispondete? Niente. E perché succede questo? Perché finalmente quello spirito sta cercando la regione interiore in cui configurarsi, in cui stare a proprio agio, in cui concentrarsi, da cui guardare il mondo per poterselo mangiare. Allora che tristezza, che dolore che mi viene quando vedo ragazzi che non sanno che farsene di tutto quello che hanno dentro, perché nessuno li aiuta a guardare. E allora qui arriva la risposta. Io ho deciso di fare l'insegnante per 2 che avevano passione secondo le 2 cose che vi ho detto. Cioè sapevano amare con trasporto erotico il loro mestiere e gli alunni, chiaramente nei limiti del lecito, ci capiamo, e sapevano anche patire per loro. Divento serio. Uno di questi è stato padre Puglisi. Io ho avuto la fortuna di avere come insegnante di religione nel mio liceo padre Giuseppe Puglisi, che probabilmente tutti conoscete, sacerdote che è stato ucciso perché faceva il sacerdote nel suo quartiere, come si deve. Allora voi immaginatevi che al 4° anno del vostro percorso di studi il vostro professore non torna in classe perché gli hanno sparato nella vostra stessa città, in un quartiere lì vicino disagiato in cui magari avete fatto volontariato. E quando succede questo tu capisci che c'è gente che non solo vive per le cose che dice, ma è disposta a morire. E a me affascinano le persone che sanno morire, perché le persone che sanno morire sono quelle che sanno anche vivere. Sapete, il sicario si è costituito, insomma, si è pentito dopo 5 anni e ha cominciato a collaborare con la giustizia e ha detto nell'interrogatorio che lui ha deciso di pentirsi non perché ha ucciso quell'uomo, perché ne aveva uccisi tanti altri, ma per la maniera in cui quell'uomo gli ha sorriso mentre lui gli sparava. Io quando ho letto questa frase, conoscendo un po' l'ambiente di Palermo e chi è un mafioso, chi è un sicario mafioso, ho detto: guarda qui, qui c'è un mistero che mi interessa. Io devo capire com'è possibile una cosa del genere, com'è possibile che uno sorride a chi gli sta sparando, perché quello è il massimo della libertà e io quella libertà la voglio. Cioè non voglio essere prigioniero neanche del male, voglio essere come lui, non morire come lui perché non avrei minimamente il coraggio, ma... E allora lì ho detto: ok, voglio vivere come lui, spendere la mia vita per gli altri, per cambiare qualcosa nel piccolo che mi è dato. Ed era uno a cui non davi una lira, allora c'era la lira, perché passava in corridoio minuto minuto e diceva: chi è? E stava cambiando veramente il volto di una città. Il secondo
il mio professore di lettere, che era veramente appassionato, tanto che quando spiegava, tanto che si dimenticava di interrogare, interrogava sempre gli stessi, sapete, quei professori che proprio ciascuno di noi vorrebbe avere, no? E no, però bisogna fare anche poi le cose in maniera seria, mi raccomando. Perché per lui era una gioia, era condividere con dei ragazzi quello che lui amava. Io dico sempre, funziona a scuola quando noi insegnanti portiamo in classe i nostri amori, non i nostri umori, perché quando portiamo in classe i nostri umori poi ci si ritorcono contro. E io questo mi ricordo del liceo, i momenti in cui lui portava in classe i suoi amori. Allora iniziava a spiegare il canto del 33esimo del Paradiso e perdeva letteralmente le parole, cioè lui doveva spiegare che il problema di Dante che raggiunge l'ineffabile non ha più le parole e cominciava a dire lo, 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 e diventava tutto rosso e noi temevamo l'ictus sulla cattedra. E poi diceva lo più grande poeta di tutti i tempi, cioè perdeva la grammatica, e io questo mi ricordo, questa grammatica che si frantumava di fronte allo spettacolo della bellezza che ti fa balbettare, ti fa perdere. Oppure il sabato, ultima ora, questa è una cosa che racconto spesso, stavamo facendo il romanticismo, dice, sabato all'ultima ora, lo sapete ragazzi, lo sanno anche gli insegnanti, l'ora più difficile della settimana, non so se qui a Torino è diverso, almeno a Palermo, soprattutto a partire da aprile-maggio, che ha il costume sotto i pantaloni, è difficilissimo. E perché i ragazzi, le ragazze pensano a cosa metteranno la sera, i ragazzi, meglio che non diciamo a cosa pensano, che è legato a quello che metteranno le ragazze, e anche i professori pensano al weekend, poi hanno il pacco di compiti in ritardo e quindi li aspetta lì, c'è poco da gioire. E comunque entra in classe, mette uno stereo sul banco, sulla cattedra, di quelli con le cassette, non so se li avete mai visti, millennio scorso, e dice oggi ascoltiamo Beethoven. Voi avreste reagito, cioè almeno a Palermo, e se qui non so, forse si usano degli intercalari diversi. E poi allora lui attaccava questa sonata di Beethoven, play, e tu vedevi questi primi 3 minuti tutti scocciati, annoiati. Poi a un certo punto, verso il 5° minuto, cominciava a succedere qualche cosa. Perché la bellezza ha questa caratteristica che a un certo punto ti prende. Cioè, tu non puoi fare a meno di guardarla, di ascoltarla. E allora in quella classe scalcinata all'ultima ora di un sabato qualunque cominci a dire, ma com'è possibile che io sto ascoltando una cosa fatta decenni fa e questa cosa mi cambia? Cioè io voglio fare una cosa così grande, guarda questo come crede nell'uomo, come... E io ci sono dentro, io che ho 17 anni posso fare una cosa così grande. E poi scopri che quell'uomo, quella cosa così grande l'ha fatta quando era sordo. Quando era sordo. Perché sapeva perfettamente che la sua vocazione era fare il musicista. Ma era sordo. E allora io vi guardo in faccia, voi siete pieni di punti di forza e di limiti. E la vostra unicità è data più dai vostri limiti che dai vostri punti di forza. Perché volete essere amati per quelli. Non per i vostri punti di forza. Certo, quando dovete conquistare una ragazza fate vedere i muscoli pettorali, eccetera, eccetera. Parlo sempre al maschile. Ma poi, quando entrate in intimità, ci si consegna e si fa vedere la parte debole, la parte... Sono andato via di nuovo. E quindi il mio prof è l'Università del Dialogo, io non sto dialogando per niente, adesso mi fermo. E questo prof appassionato, e lì in quella classe a 17 anni tu dici io voglio fare cose grandi. E questo mi ricordo, non le spiegazioni sul romanticismo, che lui ha fatto, erano pure belle, ma mi ricordo Beethoven in classe. E mi ricordo quel giorno in cui mi chiama all'ultima ora, a tu per tu, pericolo, quando un prof vi chiama a tu per tu, pericolo. In genere i professori quando ti chiamano a tu per darti brutte notizie. Lui tira fuori dalla borsa un libro e mi dice, questo è il mio libro di poesie preferito, te lo presto. Fra 2 settimane me lo restituisci. Io lì sono diventato insegnante. Perché quell'uomo mi confidava il suo segreto della sua vocazione.
E io sono stato 2 settimane a leggermi quelle poesie di cui non capivo niente. Era un poeta tedesco che si chiama Hölderlin, particolarmente ostico a 17 anni, per non dire palloso. E mi interessava leggere più le note al margine del mio professore che i versi, che tanto non li capivo. Perché mi interessava il segreto di quell'uomo che me lo affidava. Perché la vostra età, quello che voi volete sapere, è se un adulto c'è o ci fa. Perché se ci fa, non vi interessa. Se c'è, siete disposti a seguirlo. Allora lì io sono diventato insegnante. Perché lui mi guardava nella mia unicità, cioè mi diceva: io vedo in te dei segnali tenui che un giorno forse saranno il tuo punto di forza e ti sfido a metterli in gioco. Fra 2 settimane me lo restituisci. Quindi fa quello che fanno una mamma e un papà, perché un insegnante deve essere padre e madre allo stesso tempo, perché la mamma è quella che vede nel figlio sempre una cosa meravigliosa, per cui il figlio che mette le dita nel naso, le amiche inorridite, la mamma dice: sarà un grandissimo ricercatore. No? Le mamme sono meravigliose per questo, ci salvano sempre anche nei momenti di debolezza. E il papà è quello invece che ti sfida, che ti insegna ad andare in bicicletta. Chi è che vi ha insegnato ad andare in bicicletta? Mamma? No, vi ha insegnato papà, perché se mamma viene a insegnarvi ad andare in bicicletta, si mette lei sulla bicicletta e vi dice: guarda come si fa, e tu non impari. Invece il papà dice: io sono qui e ti guardo, tu vai che non succede niente, perché ci sono io. Cioè vi fa accettare quella distanza, quella paura, ma lui c'è, vi guarda. E allora questo è, io ho ricevuto questo sguardo, da un lato materno che mi dice: tu sei uno che ha delle qualità, io le vedo, sono come ero io a 17 anni, ma allo stesso tempo ti sfido, fra 2 settimane mi restituisci il libro. Così, grazie.